Grazie, buon pomeriggio a tutti voi. Ringrazio il signor Sindaco per questa sua iniziativa, che è veramente meravigliosa, questa attenzione all'anziano. Ed anche quest'anno, per la quarta volta, ci ritroviamo a celebrare i nostri anziani, seguendo l'esempio dell'analoga cerimonia che si svolge in Giappone. È giusto e molto significativo onorare l'esperienza dei nostri anziani. Il loro è un prezioso esempio su cui costruire il futuro delle nostre generazioni. La vita è maestra. L'esperienza è preziosa per acquisire saggezza. I loro ricordi sono essenziali perché costituiscono la nostra storia. Per cui, cari amici, vi ringraziamo di cuore, vi vogliamo bene, vogliamo rispettarvi e supportarvi quotidianamente. A tal proposito, quale presidente della Casa di Riposo San Giuseppe, che mi onoro di presiedere ormai da 8 anni, mi posso vantare di avervi aiutato, a volte anche in modo impopolare, a superare il periodo critico Covid. E qui vorrei fare una riflessione sull'assistenza della Casa di Riposo ai nostri graditi ospiti. Noi non abbiamo avuto un decesso durante il periodo Covid e siamo l'unica struttura della Regione Liguria che ha ottenuto, scusate la battuta, ma che abbiamo avuto questo meraviglioso risultato. Quindi vorrei pubblicamente ringraziare l'attenzione, prima di tutto, dell'amministrazione comunale, sempre molto vicina, e ringraziare pubblicamente tutti i dipendenti della casa, dal direttore fino all'ultimo OS, a quei meravigliosi infermieri che quotidianamente, con attenzione e dedizione, prestano il loro servizio a favore dei nostri graditi ospiti. Vorrei concludere e, permettetemi, vorrei fare una riflessione. Ho accettato la nomina precedente con grande entusiasmo e la porto avanti finché il Signore mi concede un po' di salute e questa volontà. Attraversiamo momenti critici, facciamo sforzi, riusciamo a superarli e mi auguro che supereremo anche questo scoglio che ci è giunto questa mattina. Problema che è conosciuto a tutti voi e alle aziende in questo periodo in particolar modo. Noi bimestralmente riceviamo una fattura di 11.000 euro di spese di luce e gas. Questa mattina ci è giunta una fattura di 36.000 euro. Io mi auguro che questa fattura sia eccezionale, cioè che dal prossimo bimestre possa esserci una riduzione, una previsione, perché credetemi, ne ho parlato con la direzione, ne ho parlato col direttore, siamo veramente preoccupati. Siamo veramente preoccupati, ma non per la fattura in sé, per queste 59 meravigliose persone che sono da noi ospitate. Quindi, gli uomini. Pochi, ma ci sono. Uomini e donne, ci mancherebbe, non facciamo distinzione. Noi...